C'è poco da dire in questo video, parliamo di questo. Bentornati e bentornate su questo canale Anime dal Mondo, io sono Alex come sempre e questo è un video molto particolare, nel senso che non vi faccio vedere chissà cosa, ma vi spiego un paio di cose. Né per i prossimi giorni, perché parliamo dell'Hobby Model Expo a Novegro, in provincia di Milano, che è una delle più grandi fiere modellistiche in Italia. Quindi, siccome io sono molto vicino a questa zona, perché insomma sono appena in Brianza, ma sono molto vicino a Novegro, devo dirvi che non sarò lì come espositore, ma sarò lì come visitatore e vi ho messo nella community un sondaggio per capire quando e se andrete a questa manifestazione nei 2 giorni principali. Il venerdì non lo considero perché tanti comunque il venerdì lavorano e quindi magari non sono e non riescono ad essere presenti a questa fiera, ma il 25 e il 26, rispettivamente sabato e domenica. Insomma, c'è sicuramente più affluenza, sicuramente adesso che cominciano a girare un po' più le cose dovute appunto al fatto insomma, di questa pandemia che ha distrutto pressappoco più o meno tutto quello che erano le nostre abitudini, devo dirvi che io sarò lì uno di questi 2 giorni, nelle fasce in cui vi ho indicato nel sondaggio. Quindi andatelo a vedere, condividete tutto quello che potete condividere, anche questo video proprio per questo motivo. Perché, siccome non si possono fare assembramenti comunque, parliamoci chiaro, ma ci sono delle linee guida da tenere in considerazione anche per andare a queste fiere, allora ho pensato questa cosa. Andando a vedere qual è il sondaggio e quale sarà il risultato del sondaggio, e avete tempo fino, cioè, diciamo una settimana più o meno, quindi fino a mercoledì prossimo, esageriamo, anche perché i biglietti online si possono fare fino al 22. Quindi facciamo che oggi è lunedì e quindi facciamo fino a lunedì prossimo, facciamo una settimana secca così. Quindi vedrò quali sono i risultati e la mia idea sarebbe quella di venire alla fiera di Novegro, sempre come visitatore, ovviamente ci avrò in giro le mie macchine fotografiche, tutto quello che ne conviene, perché io sono così, ma di incontrarvi proprio durante questa fiera e quindi trovare la parte migliore, quindi il momento migliore per incontrarsi a questa fiera. Intanto vi ricordo che i biglietti online si possono fare fino al 22 di questo mese. Mi raccomando, fatelo. Se volete andarci, fatelo online perché altrimenti trovate file interminabili. Per chi c'è già stato lo sa, file interminabili al botteghino per prendere un biglietto e non è il massimo della vita. Seconda cosa, le linee generali della fiera di Novegro, in questo caso dell'Hobby Model Expo, prevedono che stampiate il biglietto, quindi non potete farlo vedere sul telefono, ma dovete stamparlo. Questo ve lo dico perché mi sono informato, e dovete avere il Green Pass, che insomma, da quello che sentiamo, più o meno sarà quasi obbligatorio ovunque. Quindi biglietto stampato e Green Pass, mi raccomando. L'idea, come vi dicevo, era quella di trovare una quadra, quindi trovare il momento in cui magari c'è più gente, c'è più persone che vanno a questa fiera interessate alla cosa e soprattutto vedere di incontrarsi, cioè io e voi, di incontrarsi a questa fiera e così scambiarci 4 chiacchiere, fare un giro per la fiera insieme. Se volete chiedermi qualcosa, se anche solo vogliamo andarci a bere un caffè, va benissimo. Ma questa era l'idea, anche per avere poi un contatto più fisico con le persone e capire io chi mi segue e voi chi avete di fronte. Perché sì, ok, mi vedete in video, ma personalmente credo nessuno mi abbia visto seriamente, insomma, pochissime persone, anzi quasi nessuno. Quindi mi sembra un'ottima occasione per sfruttare la cosa e incontrarsi e fare qualcosa insieme
che appunto potrebbe essere così gradevole passare qualche momento insieme per andare magari a, che ne so, a spettegolare sui nuovi modelli o sulle nuove tecniche o su nuovi prodotti che ci sono in questo ambiente modellistico. Mi farebbe moltissimo piacere incontrarvi e una mezza idea, insomma, ce l'ho, insomma, diciamo che con i primi che arriveranno e mi incontreranno io cercherò di avere su questa polo, mi raccomando, sempre col mio loghino, cercherò di avere questa polo blu così sarò un po' più visibile nel caso o ci sarà questa o ci sarà quella nera, ma in entrambi i casi credo di avere su questa perché è un po' più visibile, ma è per darvi una mano perché magari qualcuno è ciecato come me e dice ma dov'è, io non ti ho visto, ecco. Allora io aspetto i vostri commenti qui sotto al video e mi raccomando condividetelo, sia i commenti sia risposte al sondaggio che ho messo nella community del canale, proprio per capire qual è il momento migliore per incontrarsi in più persone possibili, senza ovviamente fare troppi assembramenti, mi raccomando, perché quelli sono ormai di legge praticamente, e soprattutto vi ricordo biglietto stampato, anche se l'ho fatto online, ma biglietto stampato e il Green Pass. Il Green Pass potete averlo anche sul telefono, ma se lo avete cartaceo potete esibire anche quello. Mi raccomando, io sarò a Novegro come visitatore, non come espositore, non come addetto ai lavori, ma sarò come visitatore per farmi quattro passi e guardare le cose che ci piacciono, perché sono quelle che insomma interessano tutti voi che state su questo canale e che mi seguite. Veramente vi ringrazio sempre per tutti quelli che mi seguite. Questo video era così breve per dirvi questa cosa, quindi mi raccomando condividetelo questo video perché magari ci sono appassionati che non conoscono la cosa e magari ci facciamo quattro chiacchiere insieme, quattro risate, appunto un caffè e finisce tutto in amicizia. Ma per capirci, insomma, ho dato quattro momenti di questa fiera che sono papabili, anche perché dovete considerare che purtroppo non ci potrò essere per tutto il giorno e quindi insomma ho anch'io le mie cose da fare. Io vi ringrazio ancora per essere rimasti con me fino a questo punto, mi raccomando andate a rispondere al sondaggio o commentate qua sotto, quindi fate tutto quello che volete e tra una settimana vi farò apposta un video per dirvi quando sarò disponibile lì alla fiera e in che modalità ci potremmo incontrare. Vi ringrazio ancora, da Alex Anime dal Mondo è tutto, ciao!